Quarta udienza presso il Tribunale di Brindisi del processo per la strage al Morbillo Falcone. Ad aprire l'udienza è stata Vanessa Capodieci, che ha raccontato tutti i momenti prima e dopo l'esplosione della bomba, dove rimase gravemente ferita anche la sorella minore, Veronica, viva per miracolo. L'attentatore reo confesso, Giovanni Vantaggiato, anche oggi era assente in aula. Vanessa ha ricostruito con grande precisione i terribili secondi dell'esplosione avvenuta alle 7.42 del 19 maggio e in cui perse la vita Melissa Bassi. Ricorda ogni istante di quel giorno orribile. Io e Veronica, racconta, arrivammo a piedi sino all'angolo della scuola. Incontrammo lì Selena, Azzurra, Sabrina e Melissa, che arrivavano dalla parte opposta. Ho visto il cassonetto blu, era sistemato tra i due pali di supporto di un cartellone pubblicitario. Mi sembrò strano che fosse lì, perché noi a scuola non facevamo la differenziata. Controllai l'ora sul telefonino, il tempo di rimetterlo in tasca, e ci fu lo scoppio. Massimo Ferrarese, candidato alla Regione Puglia. Sarà il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa a dare l'annuncio ufficiale oggi in occasione dell'apertura della campagna elettorale del partito di Casini a Brindisi. Si tratta di una novità assoluta, anche perché espressa in questo momento di elezioni nazionali e quindi sicuramente molto in anticipo rispetto alle regionali in Puglia, che si apriranno quando il governatore Vendola deciderà se lo vorrà di dimettersi. Arriva così il riscatto dell'ex presidente della provincia di Brindisi dopo l'eclatante esclusione dalle liste dei candidati alla Camera e al Senato. Una nomina quindi che rilancia le quotazioni politiche di Ferrarese e del suo partito a Brindisi, che però a livello regionale dovrà fare i conti con le aspettative dei grossi calibri baresi, sia nel PD che nel PDL. Intanto pare che Ferrarese sia già al lavoro per organizzare collaborazioni politiche con imprenditori e politici di varie colorazioni, anche se bisognerà aspettare le elezioni nazionali per capire meglio quali saranno gli assetti futuri. Inizia il toto assessori al comune di Brindisi dopo le dimissioni di Enzo Ecclesie e del vice sindaco Paola Baldassar, e sono diversi i problemi nell'UDC Noi Centro per la designazione appunto dei successori nella giunta retta dal sindaco Gonzales. Nelle scorse ore è venuto fuori il nome della Carluccio, figlia dell'ex sindaco di Brindisi, sponsorizzata da Rollo, ma che pare non abbia ottenuto larghi consensi. Intanto martedì si terrà il primo incontro tra i partiti di maggioranza. La linea del PD sembra essere chiara: nessun azzeramento della giunta, saranno i partiti a scegliere i nomi e l'ultima parola spetterà al sindaco, o eventualmente se ne discuterà in consiglio comunale. Ora la patata bollente relativa alle nomine degli assessori passa quindi alle segreterie di UDC Noi Centro, dove sembra che si confermerà Ecclesie, pare anche con un possibile riconoscimento in più. Qualcuno infatti lo vorrebbe vice sindaco, mentre tra i consiglieri si sono fatti avanti Pagliara e D'Angelo, ma non è escluso che si potrebbe decidere anche per qualcuno che non è entrato in consiglio comunale. Primo congresso della CISL Funzione Pubblica dei Territori di Brindisi e Taranto presso Tenuta Moreno per l'elezione degli organismi statutari che resteranno in carica per il quadriennio 2013-2016. I lavori sono stati introdotti dal segretario generale UST CISL di Brindisi Corradino De Pascalis e dal segretario generale UST CISL di Taranto Daniela Fumarola. Le conclusioni sono invece state affidate al segretario generale nazionale della CISL Funzione Pubblica Giovanni Faverin. Al congresso sono intervenuti inoltre i segretari generali della CISL Funzione Pubblica di Taranto e di Brindisi, Cosimo Nasole e Aldo Gemma. La Confconsumatori, a seguito dei recenti scandali che hanno coinvolto la banca Monte dei Paschi di Siena e la fondiaria SAI, ha inoltrato ai candidati alla presidenza del Consiglio una richiesta con la quale sollecita l'istituzione di una procura nazionale per i reati finanziari, sia per evitare nuovi casi di massacro di piccoli risparmiatori, sia per tutelare la credibilità della borsa. Un organo di questo tipo, che dovrebbe, secondo Confconsumatori, essere composto da magistrati esperti nella trattazione di procedimenti inerenti tale materia, sarebbe in grado di colpire condotte e reati che richiedono, per essere perseguiti, una forte specializzazione. Rappresenterebbe una garanzia di tutela dei piccoli risparmiatori e un forte deterrente per chi violenta il diritto al risparmio tutelato dalla Costituzione nell'articolo 47. La proposta, afferma l'avvocato Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori, è volta a creare in materia di reati finanziari un modello di procura simile alla Procura Nazionale Antimafia e quindi un organo
organo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con il compito di coordinare in ambito nazionale le indagini relative alle condotte illecite in materia di finanza che incidono sul pubblico risparmio. Sport, basket, brutta sconfitta ieri per l'Enel Brindisi a Cremona per 97-81, una partita sempre in salita per la squadra di coach Bucchi, apparsa scarica e deconcentrata soprattutto in difesa dopo i festeggiamenti per la vittoria contro Siena. Venerdì si gioca in Coppa Italia, l'Enel affronterà a Milano il Sassari. Calcio, il Città di Brindisi reduce da 3 vittorie consecutive senza gli squalificati Mariano ed Albano, non riesce a centrare il quarto successo, rimediando solo un pareggio. Gli uomini di Ciullo hanno affrontato Alfanuzzi, un agguerrito pomigliano in cerca di punti e di risultati. La gara, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie D, si è chiusa sullo 0-0. Il prossimo impegno è il 17 febbraio contro il Monopoli. Thank you.